In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Diceva Dostoevskij che l'uomo non può vivere senza inginocchiarsi davanti a qualche cosa. Se l'uomo rifiuta Dio, si inginocchierà davanti ad un idolo. La preoccupazione di Gesù nel Vangelo non è quella se si devono pagare le tasse o non le si devono pagare. Il problema vero è di fronte a chi dobbiamo inginocchiarci. «Potete anche pagare il tributo a Cesare», dice Gesù, «ma solo a Dio vanno rese lode e gloria. A Cesare si pagano le tasse, ma a Dio si consegna la vita. Non ci si inginocchia davanti ai Cesari del mondo e davanti a nessun uomo, ma solo e sempre davanti a Dio». Eppure quanti omaggi di fronte ai potenti della storia. E anche la Chiesa e le sue belle pecche. Anche oggi stiamo ancora ad omaggiare sindaci e futuri sindaci, senza tener conto delle parole di Gesù. Nella storia, a cominciare da Costantino, siamo andati dietro ad imperatori e re, costruendo addirittura l'intera struttura della Chiesa d'immagine di questi. Oggi finalmente con Papa Francesco ci stiamo liberando di questo assurdo gioco.